Ben ritrovati ad una nuova edizione di TG Master X. Partiamo dall'attualità. Tra i 5 milioni di italiani in attesa del reddito di cittadinanza, solo a Milano sono 112.000 le persone che stanno cercando un ricollocamento. Siamo andati ad ascoltare la storia di uno di loro nel centro per l'impiego di Via Strozzi, il servizio di Caterina Spinelli e Nausica Samela. Sono iscritto come disabile e 5 anni che aspetto un posto di lavoro, ma non arriva niente. Questa è la storia di Maurizio, un uomo con disabilità che si è visto portar via il lavoro. Autista, elettricista, si arrangiava come meglio poteva, poi il nulla. Da 5 anni è iscritto al centro per l'impiego di Via Strozzi, a Milano. Sembra una storia come tante, ogni giorno infatti come lui sono in centinaia in fila davanti agli sportelli in cerca di un lavoro. Stando agli ultimi dati forniti dalla stessa AFOL, sarebbero 112.000 le persone in attesa di essere riattivate sul mercato e 50.000 quelle che non hanno mai trovato un impiego. Non c'è richiesta proprio, perché sono andata adesso e non c'è richiesta. Maurizio è costretto ad alzarsi la mattina presto per recarsi al centro AFOL più vicino, un tragitto lungo per raggiungere una zona limitrofa e poco servita. E come se non bastasse, deve sorbirsi ore e ore di inutili code per poter parlare con un operatore. No, anche come distanza dell'ufficio di collocamento, prima era in Viale Jenner, per me era comodissimo, abitando a Niguarda. Adesso venire qua ci ha impiegato un'ora e mezza, ci abbiamo impiegato. Siamo qua da 2 ore e ancora ce n'è, perché sono 76 persone, abbiamo il 109 noi, figurati. E chissà cosa accadrà ora che il reddito di cittadinanza entrerà in vigore. A complicare la già difficile situazione ci pensano anche i navigator, che d'ora in poi si dovranno occupare delle richieste dei cittadini. Parliamo di immigrazione. A Milano si cambierà il sistema d'accoglienza a partire da aprile. Più risorse alla rete SPRAR, un sistema di fatto depotenziato dal decreto sicurezza. Ce ne parlano Chiara Colangelo e Alice Scaglioni. Accoglienza dei migranti. Dal 30 aprile Milano cambia il sistema attualmente in vigore in città. Si conclude così l'impegno del Comune nella grande rete dell'ospitalità, nata per rispondere al flusso di profughi siriani tra il 2013 e il 2014. Questa data sancisce l'uscita definitiva di Palazzo Marino dalla gestione dei CAS, i centri di prima accoglienza. Da maggio sarà la prefettura a occuparsene, come accade in tutta Italia. Il nuovo piano comunale, presentato la scorsa estate dall'assessore alle politiche sociali Pier Francesco Maierino, mira a concentrare le energie e le risorse della città sugli SPRAR, la rete di piccole comunità per la seconda accoglienza. Nel frattempo, però, non si fermano le proteste sugli effetti del decreto sicurezza, approvato a Montecitorio il 28 novembre scorso. Il provvedimento che, come annunciato nei mesi scorsi dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, taglia di fatto le risorse per l'accoglienza e l'inserimento dei migranti, i famosi 35 euro, che verranno destinati agli ex CIE, i centri di identificazione e di espulsione, per rafforzare le attività di rimpatrio. I cantieri bloccati in Italia sono quasi 600, per un valore di circa 36 miliardi di euro. Tra le città interessate anche Milano. Ci raccontano la situazione del capoluogo lombardo Alessandro Follis e Alessandro Vinci. I cantieri fermi a Milano non mancano. L'autostrada Roma-Monza e il rinnovamento dell'area di Porta Vittoria rappresentano forse i casi più eclatanti, ma tra questi va anche annoverato quello delle vasche del Seveso, alle porte di Senago. 30 milioni di euro pubblici stanziati da Stato e Regione nel 2014 per contenere la furia di un fiume che in media straripa almeno 2 volte l'anno. Dopo una lunga serie di rinvii, i lavori partirono il 28 ottobre 2017. Oggi però, sui 140.000 metri quadri adibiti al progetto, è tornata a regnare l'incuria. Nel terreno era già stata scavata un'enorme fossa, della quale però oggi non è rimasto più nulla. Una volta coperta, la vegetazione ha ripreso il sopravvento. Un nuovo bando per la riassegnazione dell'area dovrebbe essere pubblicato a giorni. Si punta a far ripartire i lavori entro la fine dell'estate. Non è ancora chiaro se il progetto originario subirà delle modifiche. Al posto di 2 vasche utili a convogliare le acque durante le ondate di piena, potrebbe esserne realizzata soltanto una, per giunta destinata non più al Seveso, bensì a 2 torrenti minori. Specie per le zone dell'Interland, l'annoso problema delle inondazioni sembra dunque destinato a rimanere tale. Il PD milanese si prepara alle prossime primarie del 3 marzo. Saranno 348 i gazebo allestiti in città. Per gli iscritti al partito, però, la mancanza di Matteo Renzi continua a farsi sentire. Vediamo il servizio di Alessandro Di Stefano e Luca Palladino. Come sta il Partito Democratico sul territorio?
A Milano siamo andati a chiederlo agli iscritti che domenica 3 marzo eleggeranno il nuovo segretario nazionale. La delusione si alterna all'entusiasmo dei tesserati. Sul piatto non c'è soltanto la scelta tra Zingaretti, Martina e Giachetti, ma i progetti di un partito accusato di aver trascurato poveri e periferie. Al circolo Carminelli, vicino Piazza 5 Giornate, le riflessioni sono queste. Noi, secondo me, il PD ha sbagliato probabilmente nell'inseguire un po' certi i modelli, diciamo, portati avanti da altri. La sinistra è sempre stata vicino ai giovani, cioè sinistra vuol dire anche giovani, tematiche giovanili. Queste primarie del partito, secondo me, sono lontane. Nel senso che viene vissuta all'esterno, cioè al di fuori degli iscritti del PD, come qualcosa, come un problema interno al partito, che riguarda i problemi interni al PD e non riguarda i problemi del paese, e per cui c'è una discrasia. E secondo me non sono fondamentalmente sentite se non da chi vive il partito. Se il dibattito congressuale non entusiasma tutti, la notizia dei genitori di Renzi agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta e false fatturazioni complica il quadro. A un incontro sulle europee in zona Piola, l'ex premier sembra ancora una valida alternativa. Stiamo facendo delle primarie anche non solo fuori tempo, ma spesso anche fuori tema. Nel senso. Ma Renzi manca al PD secondo lei? Sì. Renzi, e quanto ha contato in queste primarie anche la sua assenza? No, lui si sente la mancanza. Si sente la mancanza, è chiaro, la strategia ce l'ha lui, gli altri non hanno né energia né forza, non hanno chiarezza. E passiamo alla viabilità. Da lunedì 25 febbraio sarà attiva la nuova area B a Milano, la zona a traffico limitato più estesa d'Italia, che riguarderà appunto Milano, una delle città più affette dall'inquinamento. Tutti i dettagli nel servizio di Federico Rivi e Corin Corci. Ci troviamo in via Gonin, in una delle 15 zone in cui sono già installate le telecamere che delimiteranno la nuova area B, la ZTL di Milano, che verrà ad aggiungersi alla già attiva area C. Si tratta di una zona a traffico limitato con divieto di accesso e circolazione per i veicoli più inquinanti. L'area ricopre il 72% del territorio comunale milanese e riguarderà il 97,6% dei residenti. I varchi saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30. Il divieto di accesso comprenderà inizialmente i motori a benzina Euro 0 e diesel fino all'Euro 3. A partire da ottobre stop anche ai diesel Euro 4. Le opinioni dei cittadini sono contrastanti. Sì, è utilissima l'area B. Ben venga. I mezzi pubblici bastano e avanzano, l'importante è farli circolare. No, magari ci vorrebbe, non so come dire, la gestione del traffico in modo migliore, perché non si riesce a girare anche in area non B o C, cioè in qualsiasi posto in Milano, a meno che tu non sia fuori Milano, è molto difficile girare per strada. C'è chi si spinge oltre e critica le modalità per contrastare l'inquinamento. Il problema è il riscaldamento, cioè non è che se a distanza di 10 km tu inquini meno, con questo vento torna indietro. Il perché di questa cosa è solo per far soldi, per far muovere il movimento. Credo sia un tentativo valido, però penso che non sia sufficiente personalmente. Secondo me più che altro il discorso dell'inquinamento, più che altro il fatto dei riscaldamenti delle case, bisogna lavorare un po' di più. Sul discorso delle auto secondo me è un po' insufficiente, non penso che servirà chissà che cosa, anzi crea un po' di disagio, quello sì. Area B sarà la zona a traffico limitato più grande d'Italia e prevede dal 2030 l'esclusione di tutti i veicoli diesel. E per chi si sposta a piedi è arrivata la prima app tutta al femminile. Si tratta di Wear, l'applicazione digitale che consiglia i percorsi migliori nelle principali città italiane. Ce ne parlano Enrica Iacono e Beatrice Barbato. È possibile sentirsi più sicure per le strade con un'app? È la scommessa di Wear, la prima applicazione pensata a misura di donna. Basta selezionare la città e la strada in cui si vuole andare per scoprire se è percorribile a piedi in totale tranquillità. Tre fasce orarie, giorno, crepuscolo e notte. Le singole vie già mappate, cioè commentate dagli utenti, sono colorate diversamente. Viola per le zone sicure, giallo per quelle da percorrere con attenzione e fucsia se invece è meglio evitarle. Siamo in via Carlo Bo a Milano, a pochi passi dall'Università Yulm. Secondo l'applicazione Wear, la zona di giorno è sicura, mentre al crepuscolo il tracciato diventa giallo. Ma proprio qui, svoltando l'angolo in via Santander, l'app segnala la presenza di una strada evitabile di notte perché poco illuminata. Lo scorso dicembre Milano è stata eletta città più vivibile d'Italia da un'inchiesta condotta dal Sole 24 Ore.
Ma è anche vero che tra i punti deboli della metropoli spicca la sicurezza con scippi, borseggi e rapine. Una zona da evitare sia al crepuscolo che la sera è viale Famagosta che vedete qui alle mie spalle, perché nonostante l'intensa circolazione di veicoli, le utenti segnalano una scarsa presenza di passanti. Al momento nell'applicazione sono mappate solo le principali città europee, per lo più italiane, ma si sta già lavorando per arricchire la community. E dalle strade sicure passiamo ora a quelle misteriose. Vi mostriamo ora un'altra mappa, quella delle vie esoteriche di Milano. Ce ne parla Giulia Galliano. Se Torino è la città magica per eccellenza, anche Milano non scherza. La metropoli lombarda ospita infatti molti siti interessanti per gli amanti del mistero e dell'esoterismo. La prima tappa per gli appassionati di enigmi è senza dubbio la Basilica di Sant'Ambrogio, con le sue affascinanti scacchiere disegnate sui muri. Secondo la simbologia cristiana, le scacchiere rappresentano un po' un simbolo per allontanare il male. Si può capire dal fatto che due scacchiere sono ben visibili sulla facciata della Basilica di Sant'Ambrogio. Poi c'è l'altra teoria secondo la quale in realtà queste scacchiere siano il simbolo del passaggio dei Templari. Infatti una delle scacchiere si trova all'interno della Basilica e probabilmente uno dei significati è appunto il fatto che il passaggio, la presenza dei Templari che ha lasciato qualche segno all'interno della Basilica di Sant'Ambrogio. Spostandosi di poco più di un chilometro, al numero 3 di Porta Romana, si incontra Palazzo Acerbi, noto come una delle dimore di Belzebù. Durante la peste che imperversava Milano, la famiglia che abitava Palazzo Acerbi dava quasi ogni sera delle feste all'interno del proprio palazzo. Nonostante Milano fosse in preda alla pestilenza, le persone che frequentavano questo palazzo quasi ogni sera non si ammalavano. Nessuna dei membri della famiglia di Palazzo Acerbi si è mai ammalata di peste. Quindi si diffuse la leggenda che in quella dimora abitasse il diavolo, che proprio per non ammalarsi non faceva ammalare nemmeno i membri di quella famiglia che abitavano appunto il suo palazzo. A Milano c'è una gelateria sociale. Giulia Diamanti è andata a scoprirla per noi e ci spiega come funziona. Vediamo il servizio. Nasce a quartiere Adriano, nella periferia milanese, la gelateria sociale, un luogo di inclusione in cui lavorano alcuni dei residenti della Casa della Carità fondata da Don Colmegna, persone svantaggiate o stranieri che imparano un mestiere. Il gelato viene prodotto appunto utilizzando sempre prodotti il più naturali possibile e viene venduto ai visitatori della Casa della Carità per 2 euro, quindi un prezzo di mercato. Per gli operatori della Casa della Carità a 1 euro e invece per i residenti, che appunto rappresentano la popolazione svantaggiata, per 30 centesimi. Un'iniziativa che si propone di dare una reale opportunità lavorativa. Il primo giorno era un po' difficoltà. E dopo intanto abitavo qua per 3 anni, conoscevo la gente, sono tutti amici con me, no? E poi ho imparato a fare gelati, caffè, cameriere, quasi di tutto, no? Una cosa che è un'esperienza in più che fai alla fine, una cosa bella quando sei qua. Quello a quartiere Adriano è al momento l'unico punto vendita in Italia, ma l'idea è di riprodurre in altre città della penisola questo progetto inclusivo. E per il momento è tutto. Grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima edizione di TG Master X.